is that? That's Green. Elizabeth Green. Wow. Quando si dice proprio stai di merda. Minchia che urlo. Perfetto, direi che allora ci possiamo finalmente trasformare e mettere anche la corazza. Via sto fucile. Allora, sorella, beccati questo. La frusta è il modo migliore per colpirla stando alla giusta distanza, se smettesse di vomitare sassi. Hai rotto le scatole con sto sasso. Maledizione. Bene, e sono apparsi i gorilloidi. Che palle ogni volta che voi fate le combo, io non posso mai interromperle. Ecco fatto. E moriteci tutti e due. Madonna santa. Non è mai possibile che ogni volta uno deve farsi il fegato amaro perché il gioco mette l'hyper armor sulle cose tranne che a te. E uno però è andato. E io? Ecco fatto. Vai via. Perfetto. Via dei missili di nuovo. Dobbiamo riuscire a mangiare qualcosa. Allora, via 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 da qua. Madonna santa, quanto ti odio. Ecco fatto. Ecco qua. Un altro colpo ben assestato. Non è vero perché ci ha lanciato i sassi. L'arma di difesa ultima. I San Pietrini. Via da qua. Che cacchio stai mirando, gioco? Dove cazzo stai mirando il gioco? E un altro budello è andato. Ora manca la spina dorsale. Ecco fatto, l'abbiamo mancatissima. Bene, mi fa piacere che ogni volta i miei attacchi vengano interrotti in qualsiasi modo. Sassi, tizi giganti. No, 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 ma è giusto, è giusto, giusto così. Oh, Dio mio. Non c'è un singolo modo in cui io riesca ad attaccare. Quindi a questo punto fottiti, Elizabeth Green. Io inizio a lanciarti le macchine. Bene, e la macchina è stata bloccata da qualsiasi cosa l'abbia bloccata. Vieni con me tu. Qualsiasi cosa sia stata a bloccarla, in questo momento la odio. Tu sai, vero, che... Ecco, esatto, ora farà l'urlo. Sassi del cazzo, madonna mia. Usiamo questo, non lo so. È l'unica arma
che mi è venuta in mente per riuscire un attimo a liberarmi la strada, ma niente più niente meno, eh. L'unica arma utile che penso che sia utile al momento sia solo la frusta. No, ma pure mi intercettano, sti missili. La frusta è l'unica arma decente per questa missione. Dio mio. Non basta che ci siano gli infetti giganti, i sassi e tutto il resto. Ci mancavano anche che gli infetti minuti iniziassero anche a interrompere i miei attacchi, dai. Vai via da lì, Alex, porca di quella puttana, un attacco devi fare. E sei riuscito pure a sbagliarlo tutte queste volte. Basta! Mangia, va! Almeno fai qualcosa! E che palle! I sassi e i missili e la Madonna! E mangia, va. Ok, vira all'ultimo. Oh, e finalmente l'abbiamo colpita, Dio mio. Maledizione a te, Elizabeth. E ovviamente si rigenera. No, incredibilmente non si è rigenerata. Però mi ha droppato un po' di energia, dai. Beccati questo. Maledizione, finalmente. Che poi, parliamoci un attimo chiaro, Elizabeth sembra un pene. Elizabeth sembra un pene. Sai cosa? Io me ne resto qua sopra. Che palle, non è possibile che i sassi becchino anche attraverso i muri! Se può farlo lei, posso farlo anche io! Beh, almeno... Via, 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 via! Porca troia! Che devasto! Certo. Becca di questo. Certo, non sarà la soluzione migliore per il momento, ma ho bisogno di curarmi io.
Non ce l'avremmo mai fatta. C'è qualcosa che non funziona in questa missione. C'è qualcosa che non funziona in questa missione. Lei fa sempre gli stessi attacchi continuamente, senza darti proprio il tempo di fare nulla. Vedi, continua a sparare sti cazzo di sassi. E i missili soprattutto. Sai cosa? Ascolta. Ormai la tentavo, non... la volevo tentare. Adesso la faccio nel modo più vigliacco che mi viene in mente. Se il gioco però ti permettesse almeno di muoverti. Porca di quella troia. Guardalo, non sono neanche respawnato. Non sono neanche respawnato. Boh, ormai le provo tutte. Facciamo anche l'artiglio terreno. Guarda, non lo so. Non so più che cacchio fare. Guarda, sono anche respawnato con uno schifo di vita. Sono respawnato e non ho neanche vita. Complimenti, il gioco proprio mi sta prendendo per il culo in tutti i modi. Beh, almeno l'artiglio terreno ha fatto qualcosa. Ha sicuramente velocizzato un po' la mia lenta agonia. La verità è che se io riuscissi a trovare un qualsiasi incastro che mi protegga almeno dalle rocce, io sarei avvantaggiato. Tipo qua è buono, ma ci sono quei cazzo di missili che ti lancia contro, che sono inevitabili. Sono inevitabili certi attacchi. Non puoi neanche nasconderti. Ma ti rendi conto? Ecco di questo e muorici. Veramente. Bene, ha pure lanciato un urlo. Non lo so, vogliamo aggiungere qualcos'altro? Ah certo, i missili mancano mica, eh. Certo, i missili non ne sentivamo la mancanza. No, 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 no. Dai. Cosa mi stai lanciando? Che fino adesso quei sassi non mi hanno neanche preso. Mi serve un angolo dove nascondermi. Benissimo, bravi soldati che riuscite ad uccidere le mie uniche fonti di sostentamento. No, ma complimenti. Bella boss fight del cazzo. No, ma complimenti, eh. Veramente un ottimo scontro. Molto equilibrato poi. Veramente un'ottima boss fight. Dai, su. Finalmente Elisabetta è a terra. No, ma non colpitela, mi raccomando, soldati, eh. Non fate nulla. Non sia mai che vi rendiate utili. Sto iniziando a detestarla questa missione. Sto iniziando veramente ad odiarla. Ma poi la cosa divertente è che questo colpo non fa quasi un cazzo di danno. Non serve a una sega. Vi prego, proteggetemi, soldati. Non so che cosa abbia colpito Elisabetta in questo momento, ma qualsiasi cosa sia stata, grazie. Io continuo la mia strategia, che è l'unica che vedo che sta funzionando. Ovvero artiglio terreno on the way. Effettivamente ci prendo un po' di danno a certi momenti per via dei sassi.
Ma è l'unico modo che ho visto che funziona. Ho bisogno di curarmi. Sti sassi sono veramente peggio di tutte le altre cose che ha. Ti prego, un ultimo colpo. Un ultimo colpo mi serve. Basta! Basta! Ancora uno. Oh, e finalmente. Ti devi levare dalle scatole tu. Maledizione. Dio mio. Sarà stata anche una missione da codardi. Ma quanto è vero, Dio. Io me la porterò a casa in questo modo o nell'altro. Aspetta, proviamo con lo scudo. Ah già, lo scudo a una certa si rompe, è vero. No, niente mimetismo. Calma. Ecco fatto. Dio di quella miseria, non è possibile, via! E che cazzo! Niente, da questa distanza non ci arrivo. Quella distanza là è perfetta perché riusciamo a colpirlo. Da altre zone ovviamente no. Dio mio. Io vi chiedo scusa se questo cacchio di episodio è diventato un monologo. Ma porca di quella puttana. Certe missioni non sono veramente plausibili. Non possono fare certe stronzate. Certe stronzate in cui il Neiko continua a spammare lo stesso merdoso attacco e tu non ti puoi avvicinare. Vedi tu se questa è una missione. Io non mi sto divertendo. Per nulla. Ma levati. Io vi chiedo scusa. Vi giuro che censurerò quello che posso. Ma credetemi che tutto quello che riuscirete a sentire sarà solo il mio odio per questa missione. Almeno pure come se ne sentivissimo la mancanza. E adesso mi tocca pure mangiare. Dammi da mangiare perché veramente. Mi sto solo innervosendo. Basta!
Madonna mia, io avevo un buon ricordo di questo gioco. Non me lo ricordavo che era così una merda. Io avevo un bellissimo ricordo di questo gioco. Perché cazzo l'ho ripreso in mano, Dio mio? Chi me l'ha fatto fare di riprenderlo in mano? Vieni qua tu. Bisogna ancora di mangiare. No, ma per favore. Spawniamone ancora un po' di più di colpi. Che ne dici? Benissimo. Non c'è un singolo angolo morto dove tu ti possa mettere. Non c'è un singolo posto dove tu riesca a colpire sto pene rosso. Perché questo sei, Elizabeth Green. Tu sei un pene. Che tu lo voglia o no, tu sei un pene rosso. E io non morirò per colpa di un gridolino del cazzo. Vieni qua e fatti mangiare, va. Sto veramente incazzando. Questa missione è sbagliata, ma non perché è difficile, è sbagliata per i motivi sbagliati. Tu stai facendo una difficoltà artificiale, tu non stai rendendo il gioco difficile perché lei ha più vita o altro. Tu stai rendendo il gioco difficile perché è programmato di merda. Non è possibile che ogni lancio che faccia lei faccia solo sassi. Che cazzo. Rimetti la lama, va. Vabbè, guarda, muore anche a martellate. Guarda, mangiatela Alex, perché io non la voglio mai più rivedere. Guarda, non me ne frega neanche un cazzo della tua storia, Elizabeth. Ci godo che sei morta. Ti sta bene. Ti sta bene che sei crepata. Cioè, danni minimi? In che modo? This ain't good. There is only one reason for Blackwatch to pull out of Manhattan. They're gonna purge the entire island. Beh, chiamali stronzi. Vogliono distruggere l'intera isola. Chissà come mai. C'è un virus che se esce da sto posto di merda e distrugge il mondo. Guarda, Resident Evil. What's the situation? Colonel Taggart has ordered a general retreat. I gave no such command. Get me a... Get on board, sir. I'm moving Blackwatch Command to the Reagan and taking her out to sea. Find Tagger, bring him to me. I can only give you 4 hours. Then, it's out of my hands.
Tanto sicuro crepa questo. Io non mi ricordo nulla, ma sicuro sto qua crepa. No, 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 ma vai, vai pure. Vai e combatti, forza. Questa missione la ricorderò come una delle peggiori. Una delle peggiori missioni mai programmate, veramente. Elizabeth Green, General Peter Randall, Hope, Idaho. I gotta get to the people to know the secret of the place. Guarda, Alex, puoi dire quello che vuoi. Non ho veramente nulla da aggiungere. Tutto quello che ti posso dire è che questa missione è stata una merda. Mamma mia. Più di sfogarmi su sti stronzetti infetti, non ho nient'altro da dire. Signori, io vi ringrazio a tutti. Spero veramente di non avervi devastato con il mio odio per questa missione. Vi ringrazio a tutti e noi ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao.